Ciao a tutti, io sono Mariangela, benvenuti o bentornati sul canale. In questo video vi farò vedere un sacco di prodotti, quindi mettetevi comodi e prendetevi una tisana, un caffè, quello che volete, insomma, perché abbiamo un po' da fare. Infatti vi farò vedere un haul pieno di fritto misto di prodottini presi sia in Francia, perché come ben sapete, se mi seguite su Instagram, sono stata a Parigi qualche giorno fa, quindi ho fatto shopping anche lì, poche cosine comunque, ma essenziali. E poi altro shopping vario di quest'ultimo periodo. Allora, direi innanzitutto di iniziare con lo shopping fatto a Parigi. Parigi è la capitale per eccellenza di Sephora, perché Sephora effettivamente, essendo un gruppo francese, penso, comunque, diciamo, nasce per la maggior parte tutto lì. C'erano un sacco di Sephora, dove vi muovevate in ogni angolo c'era un Sephora. A prendere la metro, alla stazione, tutto, dappertutto c'era un Sephora, quindi era impossibile non entrarci. E ovviamente non sono come i Sephora qui in Italia, che c'era metà della roba, ecco. C'era un sacco di roba su da beauty, c'era uno stand enorme, c'era uno stand dedicato ad Anastasia Beverly Hills, ed infatti ta-da! Eccola qua. Questa mi è stata regalata dal mio ragazzo, quindi ha fatto shopping anche lui. E mi ha regalato lei, che ho già distrutto il packaging per guardarla dentro, che l'ho voluta tantissimo. Ce l'hanno messa a 59 da 61, ora non so perché effettivamente, anche perché non passava nemmeno nessun codice sconto, in quanto provavo a dargli la carta Sephora, ma a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: mi serve la Fidelity Card francese. E io ero convinta che fosse una roba internazionale, quindi vabbè. Eccola qua in tutto il suo splendore, questo pack super vellutato, molto molto bello, che sicuramente dovrò coprire ancora con lei. Quindi mi dispiace anche un pochino che si sia rotta qua, ma pazienza, perché penso che ad ogni ditata comunque di prodotto non se ne vada via. E all'interno della palette è questo qua, penso che un pochino tutti lo conosciate, perché questa è l'ultima palette di Anastasia Beverly Hills che vedo recensire spesso, perché è proprio l'uscita succulenta invernale del momento di Anastasia Beverly Hills, con queste colorazioni da panico, perché è piena di viola e di verdi. Verdi qui, anche questi metallizzati fantastici, e questo viola con quest'altro qua, molto molto bello, questo lilla. Non ve la swatcho perché voglio proprio farci un video, quindi mi dispiacerebbe anche un po' pucciarla. E il motivo per cui il mio ragazzo me l'ha presa qua, perché mi ha detto che me l'avrebbe comunque regalata, me l'ha presa a Parigi perché, o comunque me l'ha presa dal vivo, perché queste palette di questo formato, voi sapete che a me mi arrivano tutte sfrantumate. E quindi ho voluto evitare il trasporto e per l'ennesima volta arrabbiarmi, e forse è stato anche meglio così, perché le altre tipologie di palette che seguono comunque, tipo ad esempio la Cosmos, la Rose Metals e ora non mi ricordo come si chiama l'altra, sui toni del verde, o una Defiance. Comunque, quelle hanno un pack semplice da pulire. Se questa fosse arrivata rotta, sarebbe stata la fine del mondo, perché tutto il vellutino sporco, insomma, mi ci rodeva. Poi uno stand enorme
di Tarte. E che cosa ho fatto? Ho preso lui, questo cofanetto fantastico. Tra l'altro l'ho già visto, cioè l'ho aperto per vedere se era tutto integro dentro. Quindi ecco perché vi trovate questa al contrario rispetto alle altre palette, scusate. E che dire, io mi sono innamorata, ora vi faccio vedere anche il perché. L'ho pagata 55 euro, scusate, 55 euro questo cofanetto, che comprende tre palette viso, scusate, sto dando i numeri, tre palette di ombretti, eccoli qua, Tartlet, Starlight, la Tartlet e la Glamazon e la Maracuja, sì, Juicy, invece la palette viso. Ed ecco qui, queste sono le tre palettine occhi e questa è quella viso. Cominciamo da quella viso, molto interessante perché... No, ho sbagliato. Allora, questa Maracuja, come si chiama? Juicy, in realtà non è viso, è occhi. Infatti dietro c'è, che sbadata, tutti i nomi qua con le cialdine. Eccola qui, qui ci sono tre cialde, la Glamazon, tre cialde viso, questa è una terra barra contouring, comunque oddio, un po' molto caldo per fare il contouring, comunque sì, è un bronzer tipo. E qua c'è un blush molto luminoso perché vedo un sacco di brillantini dorati, e qui c'è un illuminante proprio BAM perché si vede che è molto molto intenso. Questo forse potrebbe essere descritto più come un blush anziché una terra bronzer, perché la vedo un po' troppo chiara, è un po' tendente al pesca. Magari questo può essere utilizzato come blush opaco, mentre qui abbiamo un blush luminoso e un illuminante. Dietro dice soltanto che è una face palette, non descrive le colorazioni, cosa sono nel particolare. Per ogni palettina c'è una pellicolina, ovviamente. E vi faccio vedere le altre palette. Allora, intanto guardate che belle, luminose, scusate lo specchio, ma che bei ombretti luminosi. Io mi sono innamorata per questi ombretti qua. Cioè, voi non riuscite a vedere, secondo me, però sono pieni zeppi di glitterini. Forse da qua così, sì. Sono pieni zeppi di glitterini. E per capire la bellezza di questi ombretti, secondo me li dovete swatchare in negozio quando arriveranno, perché sono burrosi al massimo. L'altra, la Tartlet, anche questa aveva un colore super burroso, che è questo viola qua, fantastico, super luminoso. E questa è un pochino più sui toni freddi, un po' più del malva, lilla, molto molto carina anche questa. E poi c'è quest'altra, molto molto bello il pack fuori, guardate che carina. Comunque questa da collezione natalizia è stupenda, guardate con queste stelline poi sopra, molto carina, mi piange il cuore anche a toccacciarla, però lo faremo insieme ovviamente. E questo colore qui swatchato in negozio era super mega iper cremoso e luminoso. E per concludere poi il giro parigino di shopping, sono andata sotto consiglio di una di voi, in particolare Angela, delle sorelle Martino, trovate ovviamente il canale qui su YouTube, chi è che non le conosce. E mi hanno consigliato, in particolare Angela mi ha consigliato di andare a guardare di andare a visitare la mostra gratuita di profumi. E vi faccio vedere anche di che brand, Fragonò, se non sbaglio si chiama.
Fragonard, una roba del genere. Quindi ho preso lui, che è un profumo da, se non sbaglio, 50 ml, sì, pagato 40 euro, ma è una delizia questo profumo. Super floreale, la scatola è molto molto bella e se riconosco qualche odore, magari sa molto di rosa, se vi piacciono i profumi floreali, lì dentro ne è pieno. E magari se riesco vi metto anche qualche clip da qualche parte. Comunque è stato carino anche il giro di esposizione della mostra, o comunque di questo piccolo museo, chiamiamolo così, dedicato al profumo. Quindi si vedevano in vari secoli, diciamo, c'erano delle vetrine dove venivano mostrati per vari secoli. Come ad esempio i flaconi di profumo cambiassero negli anni, insomma, molto molto interessante e mi è piaciuta anche comunque la location, devo dire molto molto elegante il tutto e questa cosa anzi mi ha un pochino tranquillizzato perché era un giro di come posso dire di ripresa, di tranquillità dopo un momento un pochino brusco che è stato quello del Louvre, perché ci sono andata sabato scorso e io ho fatto proprio in tempo a vedere il Louvre perché sono entrata alle 10:30, però a mezzogiorno hanno proclamato allarme perché hanno sospettato ci fosse qualche da un messaggio tipo da come ho capito qualche attacco terroristico, quindi hanno dovuto evacuare praticamente tutto il Louvre e c'è stato il panico. Quindi, esperienza positiva a Parigi? Sì, ma molto molto triste perché il giorno prima mi avevano annullato la visita alla Tour Eiffel e fortunatamente poi siamo riusciti a vedere il Louvre, ma uscendo un pochino terrorizzati. Ecco, io sono uscita quasi subito, mi hanno detto soltanto di uscire, ad esempio. Però chi è rimasto, cioè io ero già per la mia retta via di andarmene, ecco, e mi hanno invitato a farlo velocemente, però chi magari stava dentro il Louvre, diciamo, penso si sia spaventato parecchio perché lì ha dovuto sentire l'allarme suonare e comunque la gente che correva dalla paura, penso ce ne sia stata di più. Per il resto però vedevo comunque la città piuttosto calma dopo questa, comunque i dintorni, perché passeggiavamo lì per i dintorni, l'opera sta poco più giù, perché questo museo sta di fronte all'opera, e vedevo comunque la gente camminare molto tranquilla, nonostante corressero, sfrecciassero macchine della polizia, e quindi penso siano abituati, poverini. Mi dispiace veramente tanto perché è una bellissima città, ma di questo periodo mette un terrore, penso ultimamente viaggiare un po' in giro mette terrore. È stata la mia prima esperienza all'estero, un pochino così, non vi dico traumatizzante, ma ci sono rimasta male un po'. Andiamo avanti, se no non finiamo più. Altra cosina che vi voglio far vedere, sempre a tema Parigi, ma non presa lì. È lui il calendario dell'avvento della Revolution per Emily in Paris. Tra l'altro, Revolution ha fatto un'intera collezione ispirata a Emily in Paris, ma mi interessava soltanto questo calendario qui. E perché l'ho preso? Perché ho preso anche lui, quest'altro calendario, sempre di Revolution, da 25 caselline, mentre invece questo ne ha solo 12. Io ogni anno sono quella che dice no, i calendari dell'avvento risparmio se ogni volta non si sa che prodotti trovi dentro, spendi quei soldi lì per scartare una cosa ogni volta, però poi dopo ci casco sempre. Cioè, che fai? Non lo lasci lì, ma poi tutto rosa quest'anno, cioè, bellissimo. Tra l'altro io ho ceduto perché acquistando, ora non ricordo questo quanto costa, penso su una quarantina, cinquantina di euro questo di Emily in Paris, però
qualche fine settimana fa c'era una promozione che se superavate sul sito della Revolution una certa soglia di spesa, vi scontavano moltissimo questo calendario. Questo costa, se non sbaglio, sulle 60, 55, una roba del genere. Io non sono mai precisa con i prezzi. Però mi ricordo di averlo pagato 35. Perché? Perché appunto c'era la possibilità di pagarlo a 35 euro superata una certa soglia. Quindi mi interessava lui. Dopo aver visto il video di Loretta Grace on Your Dash, ho detto già che ci siamo, perché questo qua è solo da 12 giorni, quindi dovrei scartarlo un giorno sì, un giorno no. Quindi questo lo scarto tutti i giorni, poi un giorno sì, un giorno no, alterno lui. E magari li scartiamo insieme, che ne dite, su TikTok. Quindi iniziate a seguirmi anche lì, così vediamo queste sorpresine giorno per giorno. Poi questo fine settimana, mentre ero a Parigi, ho visto da qualcuna di noi, insomma, della nostra community, ora non ricordo chi, se mi segue comunque la ringrazio, ho visto scontate loro. Quindi ecco, questa ragazza ci ha consigliato di dare un'occhiata a Wygon, o comunque ad Amazon, perché ci sono le nuove palette di Wygon scontate. Ora sono andata a controllare, stamattina già non c'erano più, però invece di pagare dei 50 euro ne pagate 5, 35, scusate. E questa era una di quelle che volevo tanto provare, sulle tonalità rosate, super champagnose qui in questa parte, luminose. E di questa qua, dal formato grande, ho acquistato anche quella sui verdi, oro verdi, molto molto bella, ma ancora la devo provare e la volevo provare con voi, perché ho acquistato tra l'altro anche i nuovi rossetti Magnificent, mi sembra che si chiamano, una roba del genere, io ora non ricordo bene. Comunque sempre nuove uscite di Wygon, quindi volevo fare un look tutto Wygon. E quindi siamo a quota 2 di 3 palette di questa qua. Manca quella dai toni, dai cool tone più freddi, però non so se la prenderò, magari più in là se la ritrovo scontata, sì. Parlando sempre di Amazon, perché io questa qui l'ho presa su Amazon per non prenderla sul sito di Wygon, perché Amazon ve la fa arrivare comunque, cioè io ho il Prime, me la fa arrivare tranquillamente a casa. E parlando sempre di acquisti Amazon, ci sono stati i Prime Day. Non ho acquistato chissà che cose, però ho acquistato alcuni pezzi del brand Tintark Cosmetics, che mi avete già visto recensire sul video dei preferiti, comunque delle super scoperte low cost Amazon. Tintark, per farvi capire, è la palette, quella dei pianeti, che vi è piaciuta tantissimo. E mi avete detto in parecchi che Tintark è famosa su Amazon per i prodotti blush, quindi i prodotti viso. Quindi ho voluto provare questo, che questo blush è palesemente tipo quello di Milk Cosmetics, e un illuminante e un cheeky blush. Cheeky blush, qui non so, questo penso sia. Questo è un blush in crema, ovviamente, a tubetto, questo colore poi tra l'altro è molto interessante, vi faccio vedere. Questo colore un po' borgogna, rosa borgogna. C'è anche il tappino di protezione sopra e si richiude. E poi ho voluto prendere la versione sempre di blush, però la versione in polvere, fatta in questo modo. Questo è un bellissimo color pesca. Il colore è lo 03 Coral. Il colore invece, scusate, dell'altro si chiama Chubby Blush, è lo 01 Fig.
E poi un illuminante che c'è scritto highlighter cream, ma io aprendolo forse l'ho aperto un pochino così di corsa, non mi è sembrato tanto cream, cioè mi è sembrato più in polvere come questo. Comunque molto molto bello, guardate che bel champagnino pieno zeppo di glitterini, questo sicuramente è super wow. E tutti di questi tre prodotti insieme l'ho pagati tipo 11 euro, quindi veramente una miseria, saranno stati 3 euro e qualcosa a pezzo. Altra uscita super low cost che c'è stata in questi giorni è stata come dire, un ampliamento della collezione Pure Beauty di Astra, e in particolare ho visto che per il lancio hanno fatto un 15% di sconto sul loro sito. E io ho preso un bel po' di pezzi della collezione. Innanzitutto ho preso i due Juicy Lip Oil perché io vado matta per questi prodotti. Praticamente non so se conoscete, penso di sì perché li conoscono tutti, i Juicy Lip Oil trasparenti, un po' rosati di Astra, molto molto buoni. È un lip oil talmente fantastico che vi ammorbidisce le labbra in una maniera assurda, è confortevole da applicare, io ne avevo già consumati due e sono uscite queste due formulazioni. Ora però non vi so dire se effettivamente nemmeno li ho aperti. Allora, la colorazione, scusate, l'odore è differente. Questo sicuramente resterà un po' più ciliegioso sulle labbra e questo magari darà un po' più l'effetto denti sbiancati. Ecco, me lo sono messo sul naso. Questo sa di menta. Non so se questo fa un po' l'effetto mentolo e questo magari l'effetto peperoncino. Ma li proveremo insieme. Poi, comunque questi molto molto economici, costano 5,90 euro, cioè 15% di sconto, ancora meno. Poi sono uscite sempre della linea Pure Beauty, quindi ho comprato tutto Pure Beauty. Le matite automatiche, questa è nella colorazione 03. La colorazione è giusta, nel senso va anche bene per me. Ora ripasso magari qualche pezzettino, vi faccio vedere, però vedete, non... la colorazione è giusta, però non ha questa grande scrivenza, nel senso che ora ve la faccio vedere. Dovete stare un pochino a calcare tanto. Via, può essere un prodotto buono, nel senso che se volete qualcosa di leggero calcate poco, se volete una roba più intensa dovete stare lì a spingere un po' di più. È un pochino dura come matita, secondo me. Una matita automatica e qui dovrebbe avere appunto il temperino. Questa mi sembra l'ho pagata sulle costava 6,90 euro, poi scontata il 15% comunque. E questo è un altro prodottino, è uno dei nuovi rossetti della linea Pure Beauty che sono molto molto vividi come colore, nel senso sono belli presenti, però dal finish leggermente cremoso. Vi faccio lo swatch così ve lo faccio vedere questo bellissimo rossetto. Guardate che bello questo e vedete com'è leggermente cremoso, quindi dà anche l'idea di labbra più carnose. E di Astra abbiamo finito, mi rimane di farvi vedere altre cosine al volo perché sono stata la settimana prima di partire da Primark e per vedere un po' di cosine. Maglioncini, insomma, faceva freddo a Parigi e ho incontrato un sacco di prodotti Revolution perché se sapete, non so se sapete, scusate, ma ultimamente stanno arrivando un sacco di prodotti Revolution da Primark. E ho trovato un sacco di palettine e anche questo prodotto qui che ho provato è molto molto buono, è una lip stain tipo ciliegina, una roba del genere come colore, sembra una ciliegia, sì. E
molto molto bella, acquosa, perché ha un finish un po' acquoso ma comunque abbastanza duratura. Ho trovato questo qua che è un Chicken Lipsticks di Revolution, molto molto bello anche questo, ve lo swatcho, guardate che bel rosa molto intenso. Wow, è scappato fuori, è caduto tutto, sfumato, è così, molto molto carino anche questo. E poi ho preso queste tre palettine, queste qui sono le palettine in formato mini delle chocolate bar di Makeup Revolution, che io avevo regalato a mia mamma, però per riprovarle ho voluto prendere queste in formato un po' più piccolo. Questa me la sono portata a Parigi, l'ho già provata, non male, scrivenza un po' nella media, scrive comunque molto bene. Vi faccio vedere magari qualche colore, ad esempio questi sono i shimmer metallizzati, scusate, e molto molto carini anche questi, opachi, buoni, niente da dire, comunque è stata un'ottima palettina da viaggio. Poi ho preso sempre nella versione cioccolatosa questa qui, che è un pochino più cioccolatosa, appunto, un pochino più scuretta rispetto all'altra, ma interessante anche lei. E poi, mai viste Revolution, queste palette qui, ce n'erano un sacco anche a forma di ciambellina, ma mi è piaciuta questa qua a forma di pesca, con tutte colorazioni pescate. E qua davanti c'ho la pellicolina fuori. Ecco qui, tolta la pellicolina, vi faccio vedere i colori, molto molto carini. Vi faccio qualche swatch già che ci sono. Wow, che bello questo. Questa è molto molto carina. Questi tre colori mi piacciono molto. Cerco di farveli vedere magari qui. Ecco, ho sbagliato. Ecco, magari qua un pochino li vedete. Questo è molto interessante. Non sono chissà che qualità, diciamo, gli ombretti, però sono carini. Questa l'ho pagata 9 euro. La proveremo insieme se volete. E le altre due 7 euro l'una, però carina, dai, senza troppi fronzoli, è simpatica. E poi, già che c'ero, mi serviva un temperino, questo qui grosso era perfetto, è grande perché ha un sacco di buchini diversi per temperare varie matite. E poi ho visto anche questi prodotti interessanti, questo per la base sulle 3,50 euro, questo l'ho preso nella colorazione 05 Cashew, penso vada bene per me, è un My Perfect Color Perfect Finish Foundation, Medium to Full Coverage, Natural Finish, Vitamina C più Vitamina E, quindi è un, diciamo, balsamo foundation, quindi un balsamo fondotinta di media o full coverage, appunto. E mi è sembrato molto interessante, sono 35 ml, e ho preso anche una versione un po' più scura perché questa mi serve per quando devo miscelare, ad esempio vado a truccare qualche ragazza e devo miscelare il mio fondotinta, i miei fondotinta con un colore un po' più scuro, perché magari ovviamente non possono essere mozzarelle tutte come me. Questo pure era interessante, 4 euro mi sembra, l'ho pagato, non c'è più scritto il prezzo, è carino, ve lo faccio vedere al volo, eccolo qua, il colore ovviamente poi si asciuga, l'odore è un po' troppo forte di ciliegia chimica.
Bene, io penso di avervi mostrato veramente tutto, sono piccoli acquisti che ho fatto ultimamente. Fatemi sapere voi se avete fatto acquisti ultimamente, se avete comprato le stesse cose mie, se avete comprato qualcosina in più per il Black Friday, cioè gli Amazon Prime Day, quella roba lì, insomma. E fatemi sapere anche se quest'anno avete scelto pure voi un calendario dell'avvento. Niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete un bel like se appunto il contenuto vi è piaciuto e iscrivetevi al canale così non vi perderete le prossime novità. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!